Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Oggi non c'è Francesco e fra poco vi dirò anche perché non c'è. Continueremo la trasmissione con le tecniche del mobbing e la strategia della stregoneria. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, prima di incominciare la trasmissione, vi ricordo che fra poco si firma la dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione dei redditi c'è la firma se dai soldi allo Stato o alla Chiesa, dateli allo Stato, mi raccomando. Cioè, non lasciate nemmeno la dichiarazione in bianco. Non lasciate assolutamente la dichiarazione in bianco, perché parte di quei soldi andranno comunque alla Chiesa Cattolica. Per cui non lasciate in bianco e, mi raccomando, firmate per lo Stato. Anche se lo Stato non vi piace, firmate per lo Stato e non date soldi alla Chiesa Cattolica. Per favore, perché effettivamente non fate altro che finanziare il terrorismo in Africa, non fate altro che finanziare il terrore, la morte, la fame, il traffico di persone, il commercio di schiavi, lo spaccio di eroina. Questo significa finanziare la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica ha lo scopo, la Chiesa Cristiana ha lo scopo di fornire la terza colonna dello spaccio dell'eroina, cioè distruggere il divenire delle persone e portarle al lato della strada per comprare eroina, per comprare la soddisfazione alla disperazione a cui quelle persone sono state educate. Tre sono le colonne dello spaccio dell'eroina, ricordatelo sempre, chi la produce? E là interviene l'ONU, intervengono i governi. Chi la vende e la spaccia? E là interviene la polizia, là interviene la magistratura. E la terza colonna dello spaccio è preparare le persone affinché si facciano di eroina. E questo è ciò che fa la Chiesa Cattolica, ciò che fanno i monoteismi. Cioè, quasi nessuna persona viene costretta ad assumere eroina, vengono portate alla disperazione, all'incapacità di vedere il futuro, all'incapacità di guardare la vita, e dopo di questo vanno a farsi di eroina. Per favore, non finanziate la Chiesa Cattolica. Almeno la vostra responsabilità con quella firma la levate fuori. Cioè, voi vi levate fuori da quelle che sono decisioni diverse dalle vostre. E dateli allo Stato. Firmate per lo Stato. Vabbè, dopo magari per altri rivoli andranno alla Chiesa Cattolica, ma almeno voi vi levate personalmente fuori da questo gioco. Questo è importante. La seconda cosa di cui voglio parlare prima di cominciare la trasmissione è le elezioni di domenica. Allora, domenica ci saranno le elezioni. Sapete benissimo che noi non diciamo assolutamente per chi votare, nemmeno chi votare. Perché? Perché non è il nostro compito. Noi non siamo, anche se personalmente ognuno di noi come pagani hanno delle idee, hanno delle simpatie, hanno dei pensieri, dei progetti che si traducono in partiti, sì, oppure anche in astensioni, o dipende, ogni persona ha il suo. Noi come pagani non diciamo per chi votare, vi chiediamo una sola cosa, che chi vota sia responsabile per il voto che dà. E tutto sommato cerchiamo anche di spingere affinché le persone vadano a votare. Perché questo? Perché la partecipazione alla vita sociale, alla vita pubblica è importante. Vi può far schifo questo partito, ne preferite un altro, va bene, sono scelte soggettive. Vi può far piacere una cosa e antipatia un'altra, sono sempre cose soggettive. Avete il diritto, ogni persona ha il diritto di seguire la propria cosa soggettiva. Quello che noi chiediamo è che la persona sia consapevole o cerchi di essere consapevole delle scelte che fa. Cioè, se voi decidete di votare quel partito è perché voi immedesimate alcune delle vostre cose, alcuni dei vostri intenti, dei vostri pensieri in quel partito. Attenzione, che il pensiero che voi fate deve essere espressione di una vostra trasformazione. Pertanto rifletteteci attentamente quando fate delle scelte, e quando mettete quel voto
e la persona che decidete a votare, io spingo anche per scegliere anche la persona all'interno di quello che preferite, scegliete una persona che abbia apertura mentale. Faccio un esempio, io ho in antipatia per esempio un determinato partito. Ebbene, Silvano, che è un pagano che ha tentato di fare le conferenze a San Drigo, ha detto che nello scontro che ha avuto alla biblioteca uno del partito che io ho antipatia si è invece schierato con lui perché ha detto la libertà di pensiero per me è importante. Ecco, questo è un sistema di valutazione, cioè se voi siete di quel partito di cui io ho antipatia, scegliete quella persona che fa della libertà di pensiero, la libertà di espressione importante, cioè scegliete le persone appassionate, le persone che abbiano un sentire o un sentimento, non cercate di osservare bene quando c'è la rivista, quando c'è il carrierista, quando c'è quello che del sistema sociale non gliene frega niente. Pertanto io non vi dico a quale partito votare, io non vi dico cosa dovete fare, ma vi dico fatelo con consapevolezza. E siate responsabili di quello che fate. Se quello che fate risulterà una scelta sbagliata, non abbiate timore di cambiare scelta e di farne un'altra. Però l'importante è che ci sia consapevolezza delle proprie azioni. E una cosa, la partecipazione alla vita sociale è importante. Io so benissimo che in questo periodo storico, in questi anni, si sta distruggendo quella che è la partecipazione sociale in funzione di un arrivismo diverso da quello che in fondo è la partecipazione sociale, il piacere, lo sviluppo del sapere, della conoscenza. Però è importante che questo non ci tagli fuori, non dico io non c'entro, io non voglio, con sti teste di cazzo non ci voglio niente a che fare. È importante riuscire sempre a impegnarci, perché ricordatevi che la distruzione del sapere e della conoscenza è avvenuta ad opera del cristianesimo, quando il cristianesimo ha attaccato militarmente la cultura. Ricordate, Paolo diceva, guardate fratelli come è stato bravo Dio, lui ha messo la sapienza in noi che siamo tutti dei cretini, dei deficienti, mentre stadri che si fanno un mazzo così con la filosofia, col sistema sociale, con la vita civile, neanche li snobba, cioè non ci sono persone di valore di queste persone fra di noi. Dunque noi imbecilli, coglioni come siamo, cretini, perché non ci impegniamo nella vita civile, perché non paghiamo di tasca nostra l'impegno sociale, noi sconvolgiamo quelli che sono i sapienti, quelli che sono i dotti. Dio ha scelto noi e ha distrutto la cultura, ha distrutto i sistemi sociali e ha distrutto l'umanità per migliaia di anni. Per cui non dobbiamo aver paura di dare del cretino, del deficiente a qualcuno, non dobbiamo aver paura di usare il giusto linguaggio per tacciare quelli che non si impegnano, quelli che non cercano qualcosa, quelli che non hanno sensibilità, quelli che non hanno intuizione, quelli che non hanno amore per la vita sociale. Non dobbiamo aver timore di questo. E naturalmente nel far questo sappiamo che avremo anche chi ci darà del cretino, questo è ovvio. Però tirarsi indietro a volte è peggio. Pertanto, quando si va a votare, si abbia consapevolezza di quello che si fa, si abbia consapevolezza. E poi si sappia che si è sempre responsabili col voto, non è che dopo si è votato non si è più responsabili. E dopo si può anche cambiare idea, è giusto dell'uomo cambiare idea e cambiare opinione e dire vabbè, là mi sono fatto ingannare, adesso cambio. Però bisogna sempre avere consapevolezza delle cose. Nessuno più può biasimarsi per non aver valutato accuratamente le cose, però ci si può biasimare quando in una valutazione delle cose ci si nasconde per non cambiare. Questo è il discorso che mi interessava fare a me per le elezioni. Dopodiché ognuno abbia le sue simpatie, i suoi piaceri e le sue cose. Un'altra cosetta, ho migliorato la presentazione dei libri sul sito internet, quel sito di Tripod dove presentavo i miei libri, l'ho un po' migliorata la presentazione sia esteticamente sia aggiungendo un po' di frasi che siano comprensive del lavoro che si sta facendo. Sì, non è ancora venuto fuori una cosa ottimale, ma diciamo che se prima faceva schifo adesso fa un po' meno schifo, ecco, cioè è più guardabile. E queste sono le cose che volevo dire. L'ultima cosa più importante di tutte invece è il fatto che Francesco non c'è. Perché Francesco non c'è? Perché questa sera, 13 aprile alle ore 21, presso le scuole medie di Borso del Grappa
c'è una conferenza della dottoressa Gamba Curta. Allora, ripeto ancora. Questa sera alle ore 21 presso le scuole medie di Borso del Grappa. Borso del Grappa è un paese che sta fra Bassano e Pederoba, insomma, trovate sulla statale. Presso le scuole medie alle ore 21 la dottoressa Gamba Curta tiene una conferenza su culti e riti del Veneto nell'età del ferro. E allora Francesco stasera andrà su a questa conferenza, Francesco e altri pagani. Allora ripeto ancora, il 13 aprile oggi, stasera alle ore 21, io da qua finisco alle 8, non ce la faccio a essere su in tempo, però alle ore 21 presso le scuole medie di Borso del Grappa, culti e riti del Veneto nell'età del ferro, la dottoressa Gamba Curta. E mercoledì 19 aprile sempre presso le scuole medie di Borso del Grappa alle ore 21, tra Reti e Veneti, la lingua locale prima del latino, e la conferenza sarà tenuta dalla professoressa Marinetti. Allora ripeto, stasera alle ore 21 presso le scuole medie di Borso del Grappa, Treviso, culti e riti del Veneto nell'età del ferro, dottoressa Gamba Curta. 19 aprile, mercoledì, alle ore 21, tra Reti e Veneti, la lingua locale prima del latino, professoressa Marinetti. E sono due conferenze che come Federazione Pagana sono anche segnalate sul sito di Spiritual Search. Lo segnalate personalmente. Allora, ripeto per l'ultima volta, stasera alle ore 21, presso le scuole medie di Borso del Grappa Treviso, culti e riti del Veneto nell'età del ferro, dottoressa Gamba Curta. 19 aprile, mercoledì, sempre alle ore 21, tra Reti e Veneti, la lingua locale prima del latino, professoressa Marinetti. Ok, queste due conferenze sono sicuramente interessantissime, vale la pena di seguirle con passione, come del resto tutto ciò che tratta il paganesimo antico, che ci serve per ricostruire il paganesimo moderno. Bon, detto questo, e c'è un'altra cosetta che devo dire degli amici, se avete un gruppo, cioè se avete 4, 5, 10, 15, quelle che sono persone che sono interessati alle nostre conferenze, voi ci telefonate, noi le conferenze o i dibattiti li possiamo tenere anche in un bar qualunque. Chiaramente non faremo pubblicità, non faremo propaganda, sarà una cosa internos, e possiamo farle in qualsiasi locale mettendoci d'accordo. Per cui se qualcuno è interessato a conferenze o dibattiti con noi, mettendoci d'accordo si può tranquillamente trovarci anche in un normalissimo bar, in un normalissimo ristorante o in un luogo pubblico oppure anche in un luogo privato. Per cui se volete organizzarli, noi in linea di massima siamo disponibili. Anche se vi ricordo che per il giorno 30 e 1 maggio si terrà a Jesolo la festa di Beltane. La festa di Beltane, che è una festa organizzata dal gruppo Sacre Radici, di cui noi facciamo da supporto e parteciperemo chiaramente, ed è la festa dei rituali di primavera. Della festa di Beltane trovate tutto su internet. Se avete problemi andate a cercate Beltane sul sito Altavista, andate su Altavista e cercate Beltane, altrimenti andate sui siti miei, ci sono il link per arrivare direttamente sul sito di Beltane, dove trovate tutte le informazioni possibili e immaginabili. Infatti io da adesso finisco di scrivere, cioè non scrivo più, e mi dedicherò a preparare la festa di Beltane, cioè fermo iscritti dove sono arrivato e continuerò, mi dedicherò alla festa di Beltane. Bon, detto questo, e penso che per oggi è tutto, passiamo alle tecniche del mobbing e la strategia della stregoneria. Allora abbiamo definito la persona,
abbiamo definito cosa manca alla persona e siamo arrivati alle tecniche dell'agguato. Siamo arrivati alle tecniche dell'agguato da inserire nelle pratiche antimobbing. Se qualcuno vi dice io pratico l'agguato, ricordatevi di non capire immediatamente, ma chiedetevi rispetto a chi sta praticando l'agguato. Se qualcuno vi dice io ti farò pescatore di pesci o farà qualcuno pescatore di pesci, riflettete su chi è il pesce pescato. Se qualcuno vi fa pastore di pecore, riflettete su chi è la pecora che viene pascolata. Fate attenzione alle cose, non immedesimatevi mai col più forte, non è detto che quello sia la vostra posizione. C'è una complicità che si cerca, no? Io sto facendo qualcosa e siccome è sicuramente propositivo te la offro, però non è mica detto che tu sei il beneficiario, potresti essere anche la vittima di quella cosa. Per cui rifletteteci sempre sulle cose prima di assecondare o di esaltarle. Quel discorso vi farò pescatore di anime hanno massacrato l'intera umanità. Mezza umanità pensava di essere i pescatori di anime e invece andava sulla padella a friggere sul fuoco. Bene, allora passiamo alla nostra tigre. Vi ricordate le tecniche dell'agguato come sono espresse nel Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo? Primo, la tigre conosce se stessa e le sue possibilità. Secondo, la tigre analizza il territorio nel quale intende cacciare. Terzo, la tigre ha l'intento di ciò che fa. L'intento della tigre è il suo bisogno, l'intento è interno alla tigre. La tigre individua l'obiettivo del suo intento. Sesto, la tigre osserva l'oggetto. Settimo, la tigre nasconde se stessa il suo obiettivo. Ottavo, la tigre diventa parte indistinguibile dall'ambiente per l'oggetto. Nove, la tigre si sottrae quando l'oggetto la individua. Dieci, la tigre attende che l'oggetto sia in difficoltà. 11. La tigre distrugge l'oggetto soddisfacendo il suo bisogno e rilassando la sua tensione, alimenta l'intento della sua trasformazione. Io non dico cosa voi dovete fare o cosa qualcuno deve fare, io enuncio dei principi. Dopo sta il soggetto, cioè sta l'individuo, riconoscere cosa, riconoscere le sue possibilità. Sta al singolo individuo analizzare il suo territorio in cui intende cacciare. Sta a, che poi le sue possibilità, va bene, ogni persona deve conoscere ciò che ha costruito dentro di sé, ma il territorio è specifico per ogni persona. Potrebbe essere che la caccia d'agguato venga fatta in famiglia, potrebbe essere che sia fatta sul posto di lavoro, potrebbe essere fatta sul posto sociale, oppure potrebbe essere fatta una caccia d'agguato rispetto ai propri difetti, alle cose che non ci piacciono di noi stessi, per cambiare, per modificare. Per cui analizzare il territorio nel quale si intende cacciare appartiene al singolo individuo. Io non vi potrò dire qual è l'analisi che voi dovete fare o come dovete farla. La tigre ha l'intento di ciò che fa. Voi avete l'intento del vostro agire. L'intento è dentro di voi. Pertanto io non vi posso dire come voi dovete agire, qual è l'intenzione per cui voi dovete agire. Questa dovete sapere voi. L'intento della tigre è il suo bisogno. Io non vi posso dire qual è il bisogno che voi avete. Siete voi che dovete diventare consapevoli dell'esatta quantificazione del bisogno che avete dentro di voi. La tigre individua l'obiettivo del suo intento. Io non vi posso dire a voi qual è l'obiettivo del vostro intento. Siete voi che dovete sapere qual è l'obiettivo del vostro intento e saper cambiare obiettivo qualora l'intento, qualora il vostro cammino vi porta a cercare un obiettivo diverso. Per cui io non ve lo posso dire. L'oggetto da osservare, la tigre osserva l'oggetto, non ve lo posso dire io. Voi lo dovete sapere
qual è il vostro oggetto. La tigre nasconde se stessa il suo obiettivo. Voi dovete sapere da cosa dovete nascondervi e da cosa dovete proteggervi e su cosa state lavorando e qual è l'obiettivo che volete raggiungere. Non ve lo posso dire io. La tigre diventa parte indistinguibile dall'ambiente per l'oggetto. E qual è l'ambiente? E i vostri difetti, il vostro sentire, quello che è dentro di voi, oppure la vostra famiglia, il vostro lavoro, il sistema sociale. Siete voi che dovete saperlo e organizzarvi per questo. Quando l'oggetto è individuo, la tigre si sottrae. Ma rispetto a cosa? Qual è l'oggetto su cui state puntando la vostra attenzione? Qual è l'oggetto su cui state lavorando sull'agguato che vi individua e da quell'attenzione vi dovete sottrarre? Voi lo dovete sapere. La tigre attende che l'oggetto sia in difficoltà. E questo anche voi lo dovete sapere. Voi dovete sapere anche cogliere il momento in cui ciò avviene. La tigre distingue l'oggetto, distrugge l'oggetto soddisfacendo il suo bisogno. Questo lo dovete sapere voi. Qual è, com'è, come distruggerlo, cosa fare. Cioè, io vi posso dare solo i principi generali, il principio, ma il riempimento di quel principio, il riempimento di quella casella per la strategia pratica, per l'obiettivo pratico, quello lo dovete fare voi. Per cui io non vi do una verità. Io do sempre un cammino di libertà. E un cammino di libertà non dice tu devi fare questo o devi fare quell'altro, ma dice per ottenere questo risultato dovresti mettere in essere queste operazioni. Perché? Perché io descrivo un cammino di libertà e non una verità. Per cui io vi do il principio, io vi do la strategia, ma riempire la strategia dovete essere voi. E anche a modificare eventualmente la strategia. Per cui ricordatevelo bene questo. Punto primo. La tigre conosce se stessa e le sue possibilità. Conosce le proprie possibilità e la propria collocazione all'interno dell'ambiente di lavoro. Conosce l'esatta collocazione soggettiva delle tre direzioni possibili. Fra sé e le mansioni lavorative. Fra sé e i colleghi di lavoro, fra sé e i superiori gerarchici. La conoscenza delle proprie possibilità operative implica quello che Clausewitz chiamava l'elenco delle salmerie. In pratica, con quali forze e con quale resistenza chi sta subendo un attacco di mobbing può fargli fronte? E soprattutto, può fargli fronte? O è il caso di battere immediatamente in ritirata? Conoscere le proprie possibilità significa conoscere l'estensione di se stessi nell'ambiente in cui si opera. Le alleanze, i punti di forza, i contatti, la conoscenza e il sapere che si possiede come oggetti attraverso i quali agire sull'ambiente stesso. Chi ha forti informazioni lavorative le conserva come se fossero preziose, esattamente come l'essere tigre conserva accuratamente i propri artigli. Se qualcuno ha conoscenze e agganci che possono interferire nell'ambiente di lavoro, al di là di come io li chiamo, ma il mobbing è una dichiarazione di guerra di un collettivo contro il singolo individuo, e in una guerra non si fanno, figurativamente parlando, prigionieri. Li coltiva. Se qualcuno detiene informazioni che possono favorire un suo superiore, nei confronti del suo superiore deve imparare a venderle, anche se qualcuno preme per averle con minacce. Conoscere se stessi significa chiarire a se stessi con quali armi si decide di affrontare la situazione di mobbing che si sta vivendo, ricordando l'importanza del tempo. Qual è l'elemento con cui lo stregone manipola l'esistente? È il tempo. Attraverso il tempo lo stregone manipola l'esistente. Un'azione di mobbing si sviluppa in uno spezzone temporale. Se il soggetto che subisce mobbing riesce a resistere per il tempo necessario, non sempre, l'azione di mobbing esaurisce la sua capacità di interferire con l'individuo preso di mira. Dopodiché
sia che il soggetto scelga di ignorare quanto ha subito o scelga di mettere in atto strategie di vendetta, la scelta appartiene al suo intento. Conoscere se stessi in questo caso significa fare l'elenco delle armi, delle cose e delle possibilità che si hanno per affrontare una situazione di mobbing. La ritirata è la scelta dell'individuo che trova le sue armi troppo deboli per affrontare la situazione di mobbing, sia perché si è accorto tardi della distruzione mobbing messa in atto dai suoi colleghi, sia perché ritiene di non essere in grado di affrontare la situazione stessa. Ritirarsi non è infamante. L'infamia sociale deve essere indicata in chi costruisce azioni di mobbing e in chi finge di non vedere o non considerare rilevanti quelle operazioni di distruzione psicologica degli individui. Sono delle operazioni di mobbing che vengono fatte all'interno dei militari che si chiamano nonnismo. L'infamia va rivolta a quei superiori, a quegli ufficiali che fanno finta di non vedere il nonnismo. La sconfitta non è mai infamante. La vittoria dell'essere umano è una sequenza di sconfitte. La vittoria dello psichista è la capacità di mettere sfida dopo sfida, sfida dopo sconfitta. La vittoria e la sconfitta appartengono a piani concettuali diversi. Nessun individuo manifesta la propria sconfitta se non come trofeo della sua vittoria nell'esercizio della follia controllata, e questo appartiene soltanto alla stregoneria. Nessun individuo manifesta la propria sconfitta se non come trofeo della sua vittoria nell'esercizio della follia controllata. Io ho subito parecchie situazioni di mobbing sui posti di lavoro. Credo che forse una sola azienda si è salvata. Loro hanno fatto azioni di mobbing, ma il risultato finale era la distruzione dell'azienda. Pertanto io sono stato sconfitto dal mobbing, però quelle aziende sono state distrutte. Dunque nessun individuo manifesta la propria sconfitta se non come trofeo della sua vittoria nell'esercizio della follia controllata. Secondo, la tigre analizza il territorio nel quale intende cacciare. In una situazione di mobbing, il territorio di caccia è costituito dagli individui e dalle situazioni che hanno permesso la nascita delle operazioni di mobbing. Una simile conoscenza può essere costruita dall'individuo che subisce mobbing in base al proprio divenuto. In questo caso giocano un ruolo importante tutti i concetti che agiscono in modo a prioristico sul suo modo di guardare e valutare il mondo. Quanto più la sua valutazione si ferma sulla forma e l'apparenza, e tanto più le sue strategie falliranno. Tanto più i suoi concetti a priori, che ha costruito nel corso della sua esistenza, si sono trasformati in meccanismi di valutazione, e tanto più profonda e precisa sarà la sua analisi. Si può dire che la conoscenza del territorio che ha generato l'operazione di mobbing è tanto più precisa quanto più l'essere umano che lo subisce ha staccato la propria attenzione, impedendo al territorio di coinvolgerla in situazioni estranee al suo interesse. E ancora, quella conoscenza è tanto più precisa quanto maggiori sono le esperienze vissute, analizzate ed affrontate. Chi non ha affrontato molte volte situazioni di contrapposizione nella vita quotidiana non ha accumulato sufficiente potere personale per alimentare i propri meccanismi con i quali comprendere il territorio. Chi non ha vissuto precedentemente per sfida troverà la sfida che gli è stata imposta molto dura da affrontare. A differenza del territorio in cui caccia la tigre, che uno spettatore può definire statico, un territorio che produce mobbing è un soggetto che sta cacciando, e chi subisce il mobbing è la sua preda. Chi subisce mobbing deve trasformarsi da preda inconsapevole di un cacciatore che lo sta cacciando, accerchiandolo psicologicamente, in un cacciatore di cacciatori. Deve sapere, ogni volta che mette in atto un'azione o esercita una determinazione, tutto il sistema che ha prodotto azione mobbing si riadatta e si ristruttura per impedirgli di sviluppare la sua azione o annullare l'operazione di mobbing. L'azione anti-mobbing dovrà comprendere due intenti. Primo, deve agire per bloccare l'azione mobbing, due obiettivi più che due intenti.
deve agire per bloccare l'azione di mobbing, deve impedire al territorio di mettere in essere delle azioni attraverso le quali compensare l'azione di quello che lui ritiene il cacciato. Chi pratica mobbing disprezza il soggetto che perseguita. Chi mette in essere azioni di mobbing ha un assoluto disprezzo nei confronti di chi subisce il mobbing. Ricordatelo sempre questo. Terzo, la tigre ha l'intento di ciò che fa. Quando si conoscono i meccanismi che ci hanno condotto in una situazione di mobbing e gli strumenti che si possiedono per farvi fronte, bisogna individuare l'intento del proprio progetto. Per esempio, l'individuo per uscire da una situazione di mobbing potrebbe disporre anche di una sbarra di ferro. Spacca la testa a tutti quelli che hanno costruito una situazione di mobbing, dopodiché si prende 20 anni di galera. La domanda è: i 20 anni di galera erano l'obiettivo del suo intento? Ci sono molte persone che hanno risolto le situazioni di mobbing sparando al capo o ai colleghi. Erano questi i loro obiettivi? In realtà, costoro erano stati soffocati da una situazione di mobbing dalla quale non vedevano nessuna via d'uscita e hanno risolto la situazione aggiungendo drammaticità alla loro esistenza. In questo caso, alcune cose devono coincidere: conoscenza, autodisciplina e intento. Senza queste tre cose, l'oggettività travolge l'individuo facendo leva sulle sue debolezze, le sue paure e la sua incapacità ad affrontare l'oggettività circostante. Questo sistema tende a travolgere chi, nelle situazioni di lavoro, aveva abbandonato se stesso. Come se la situazione in cui lavora non era un mezzo per affrontare la vita, data la struttura sociale in cui viveva, ma era piuttosto il fine della sua vita. Fare soldi, per esempio. Come fine della sua vita si è abbandonato, finendo travolto, inconsapevolmente, ingenuamente. L'intento è trasformato all'interno di una situazione di mobbing in intenzione. Il soggetto si prefigge un obiettivo che deve raggiungere mettendo in essere la sua strategia antimobbing. Se l'intento è quello di uscire dalla situazione di mobbing, l'intenzione deve essere il raggiungimento di un obiettivo che una volta raggiunto annulla l'azione di mobbing oppure una parte di essa. L'intenzione deve essere manifestazione dell'intento dell'individuo. L'intento, in casi generali, è continuare a considerare il lavoro che si sta svolgendo come un mezzo per affrontare la vita e non il fine. L'intenzione rispecchia obiettivi pratici di quell'intento. Operazioni di mobbing sono messe in essere da aziende il cui scopo è piegare a se stesse il dipendente, in modo da costringerlo a dedicare tutto il suo tempo, anche fuori da ogni contratto, per i fini propri delle aziende e dei singoli gerarchi delle aziende stesse. Operazioni di mobbing dei colleghi di lavoro sono spesso fatte in modo tale per cui chi conosce bene il lavoro svolga anche le loro mansioni, al fine di millantare una competenza che non hanno nei confronti della gerarchia di riferimento. Esistono anche altri motivi per i quali si costruiscono azioni di mobbing nei confronti del singolo individuo. In ogni caso, ogni situazione di mobbing ha lo scopo di sottomettere l'individuo a determinazioni non sue, ad intenti di un estraneo, sia esso l'azienda nel suo insieme o del pollaio, dei colleghi. L'intento che l'individuo deve perseguire come fine strategico delle sue azioni è il preservare se stesso, sia come capacità, sia come autonomia, sia come indipendenza. L'intenzione viene manifestata attraverso tutte le azioni pratiche attraverso le quali quell'individuo tende a manifestare il suo intento attraverso le intenzioni, le singole intenzioni. Intenzioni che diventano esercizio di follia controllata come manifestazione quotidiana della contrapposizione fra chi subisce il mobbing e chi ha prodotto il mobbing. L'intento, se non avete seguito le lezioni del crogiolo dello stregone, il concetto di follia controllata non vi è chiaro. L'intento deve essere messo a fuoco dal soggetto. Se il suo intento è far carriera in quell'azienda, la sua strategia è diversa. Egli può costruire situazioni di mobbing per eliminare la concorrenza. Se il suo intento è il raggiungimento di salari diversi, la sua strategia è ancora diversa. Egli può costruire situazioni di mobbing per raggiungere posizioni salariali più vantaggiose. In questi ultimi due casi, le situazioni di mobbing subite altro non è che guerra di carriera. Allora, in quel caso,
vige la regola definita in termini volgari e immediati: pesce cane mangia pesce cane. E chi mette in essere intenti di quel tipo, posso solo fargli gli auguri, ma con tanto disprezzo. Egli vuole diventare padrone del sistema sociale, non costruirlo con chi gli sta attorno. E io mi fermerei al punto 4 della strategia dell'agguato. Mi fermerei a questo punto perché altrimenti si fa una indigestione. Ma proprio per continuare il discorso, per quanto riguarda le persone che si costruiscono, le persone che variano e il condizionamento educazionale, che in termini volgari lo possiamo chiamare anche lavaggio del cervello che viene fatto solo ed esclusivamente dai sistemi sociali, dal comando sociale sui bambini.